Nelle aule laboratorio di Casta Alimenti si sono incontrati e sfidati 25 gelatai del territorio bresciano e dintorni in una competizione nazionale a tappe del Gelato World Tour Italian Challenge, organizzata in collaborazione con Arte Bianca, concessionario Carpigiani. In ogni tappa viene eletto un vincitore, decretato da una giuria di specialisti del settore che assaggiano tutte le creazioni dei gelatai, i cui finalisti parteciperanno alla finale della competizione. Michela Iorio, ufficio stampa e comunicazione di Carpigiani Group, ci spiega entrando nei particolari. Questa è la tappa numero 55 di Gelato World Tour Italian Challenge che abbiamo organizzato in collaborazione con Arte Bianca qui nella bellissima sede di Casta Alimenti. 24 gelatieri si sono sfidati oggi per decretare i due che andranno alla finale italiana che si svolgerà il 23 e il 24 marzo nel campus della Gelato University a Bologna. La finale italiana decreterà invece gli 8 italiani che parteciperanno alla finale mondiale che si svolgerà dall'8 al 10 settembre sul lungomare di Rimini. Gelato World Tour è un progetto che si propone di trovare il miglior gusto al mondo. C'è già stata una prima edizione che si è conclusa nel 2014 con la vittoria di due australiani, quindi adesso siamo alla ricerca del prossimo miglior gusto del mondo. Siamo partiti nel 2015 con una bellissima tappa a Singapore, poi siamo andati a Tokyo, siamo andati in Cina, siamo andati negli Stati Uniti, andremo in Europa nei prossimi mesi, tutto questo per arrivare ai 40 finalisti mondiali ed arrivare a capire quale sarà il miglior gusto del mondo. Gelato World Tour è organizzato da Carpigiani, Carpigiani Gelato University e Siget Italian Exhibition Group. Per quanto riguarda invece il challenge, in questi 16 mesi abbiamo girato l'Italia, arriveremo a fare 60 tappe, abbiamo incontrato più di 1300 gelatieri e solo 120 accederanno alla finale italiana. Saranno due giorni intensissimi in cui degusteremo davvero i migliori gusti d'Italia per riuscire a capire quali saranno i finalisti italiani che arriveranno in finale mondiale. Partecipare a Gelato World Tour Italian Challenge è molto facile, chiediamo soltanto ai gelatieri di partecipare con il loro gusto cavallo di battaglia. Cosa vuol dire? Vuol dire che possono portare quelli che sono per loro gli ingredienti e i sapori del territorio che vogliono valorizzare. Non c'è limite alla creatività, abbiamo incontrato gelati di tutti i tipi, anche gastronomici molto molto interessanti che magari abbinavano anche il tartufo o dei formaggi tipici del territorio. Abbiamo scoperto ad esempio che in Sardegna amano tantissimo lo zafferano, che nella zona di Cremona amano tantissimo il fior di latte, qui a Brescia siamo stati colpiti dalla qualità per esempio della crema all'uovo, ma anche dall'enorme creatività di questi 24 gelatieri che veramente ci hanno stupiti.